Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi video del quale sono molto fiera perché ci ho lavorato per mesi, come il precedente, ed è invece di questo prova quello, o invece di quello prova questo, è uguale, il concetto è lo stesso, ovvero, mi prude, parliamo di dupe, ma non soltanto di dupe nel senso, guarda, è lo stesso colore, bensì parliamo di concept uguali, magari hanno maggiore reperibilità o semplicemente sono hanno un price point più vantaggioso, eccetera, eccetera. Quindi, partiamo subito. Allora, primo prodotto di cui vi avevo già spoilerato in un video precedente sono i famosissimi, ma oddio, sti capelli oggi, vabbè, ho preso la pioggia, lasciamo stare. Comunque, i famosissimi blush cotti di MAC, in particolar modo Warm Soul, quel genere lì. Bene, il tipo di resa che hanno è bellissima, sono morbidi, qualcuno più satinato, qualcuno più luminoso, vedete, molto belli. Questo è Warm Soul, ad esempio. Bene. Milani fa la stessa identica cosa per la metà esatta del prezzo. Questo, ad esempio, è uno di quelli nuovi che è il 15 Sunset Passione. Guardate, adesso il colore non è perfettamente identico, ma sulla mano vedete un po' di più la differenza, sul viso molto meno. Ed è sono blush che hanno veramente lo stesso tipo di texture, di riflettenza. Quindi, se vi piace l'idea di blush cotto, o semplicemente non sapete se spendere in un blush cotto perché non sapete se vi interessa o se vi piace il finish. Poi, io mi sono messa il maglione, ragazze. Ho un caldo. Cominciamo? Come d'estate. Allora, poi altra cosa. Famosissima il Tantastic Bronzer di Marc Jacobs, veramente un bronzer stupendo, io lo adoro, bellissimo, wow, molto bene. Morphe ha fatto la stessa cosa, e per stessa cosa intendo stessa texture, stesso tutto, ok? Il disegno del pan è diverso, ma io vi posso garantire che se mi faceste lo stesso disegno sulle due cialde, io non distingo uno dall'altro. Se non forse, aspettate che ve li metto così, vedete. Se non forse che quello di Morphe è leggermente, ma leggermente più caldo. Ma vi posso, questo è Morphe, questo è Marc Jacobs, ma vi posso garantire che sul viso il tipo di setosità, questo finish molto micronizzato, questa grande sfumabilità ce l'hanno entrambi e uno costa un terzo, no, forse un po' meno della metà dell'altro. Quindi assolutamente vi consiglio di, almeno per iniziare, di provare con Morphe. Poi, di questo prodotto voglio parlare subito perché lo trovo un argomento. Mamma mia! Comunque, lo trovo un argomento un po' spinoso, ok? Che ha sollevato Wayne Goss, grandissimo professionista. Allora, voi dovete sapere che recentemente è stato riformulato ed è riuscito. Mi prude il naso in un modo incredibile, chiedo scusa. Lo Studio Skin Flawless 24 Hour Concealer di Smashbox, tra l'altro correttore che indosso in questo momento, coprenza media, morbido, idratante, super super long lasting, molto bene. Nel suo video dice: ragazzi, è uscito l'Emotion Proof Concealer di Tom Ford, nuovo, attesissimo in Italia, ed è lo stesso prodotto, non si assomigliano, è lo stesso prodotto con un pack diverso, meno prodotto e il triplo del prezzo. Vado a controllare gli inci ed è vero. Il 99,9% della formula è identico. Io spero che Tom Ford esca con uno statement rispetto a questa cosa, perché è una cosa, secondo me, successa molto brutta. Non è niente di nuovo nella beauty community, purtroppo. Spesso i terzisti producono le formule e le vendono a più persone. Non è niente di nuovo, specialmente nelle grandi multinazionali come i grandi gruppi tipo Estée Lauder, che all'interno, non so, MAC, Tom Ford, Smashbox, Clinique, eccetera. Da sempre si spassano un po' le formule, però lo stesso identico prodotto, uno a 8 ml, uno tipo assai 7, uno a 20 euro e uno a 50 euro, trovo una cosa veramente indecente che è successa e mi auguro che qualcuno dica qualcosa in merito. Ovviamente vi consiglio Smashbox, neanche da dire. Poi, chi di voi conosce la Soul Blooming Palette di Nabla? Tra l'altro, palette con la quale ho fatto questo smoky tutto matte di oggi, tranne l'angolo interno. Bene. Tutti noi sappiamo che sicuramente la texture più particolare della Soul Blooming è l'ombretto Honey Drip, no? Che è questo ombretto multi-reflex con questa texture ultra foiled non micronizzata, che una volta a rottura dà questo bellissimo sheen oro pesca. E se io vi dicessi che ne ho trovato uno, non che gli assomiglia,
identico low cost, è lo stesso prodotto. E sto parlando dello Starlight di Shaka nel colore 3 Shell. Non è che gli assomiglia, è lui. Sono lo stesso identico prodotto. Quindi se vi incuriosiva la palette, ok, ma se vi incuriosiva di provare questo tipo di texture, trovate anche altri colori da Shaka per tipo meno di 4 euro. Infatti il trucco l'ho fatto con la palette di Nabla e ho messo di qua Shaka e di qua Nabla, e adesso non so come verrà colpita dalla luce, ma dal vivo vi posso garantire che sono indistinguibili. Poi mi si è appena rotta mentre venivo in qua per il video, uffa, devo ricomprarla. Comunque, voi sapete la mia adorazione per le polveri viso di Rodial, in particolar modo la banana powder è spettacolare. Bene, la Brighten Up di Essence è la stessa cosa, se non meno gialla, quindi perfetta per incarnati anche più chiari. Allora, la stessa setosità, la stessa scrivenza, eccetera, io la ritrovo veramente nella Brighten Up Banana Powder di Essence, che è semplicemente più, più crema e meno giallo banana. Ma vi posso garantire che una volta stese, guardate che roba, ci siamo capite. Poi, qual è il mio pennello? Qual era il mio pennello preferito da bronzer di tutti i tempi? 3, 2, 1, vi lascio rispondere. Lo 05 di Tom Ford. Lo tengo come una reliquia. Questo pennello è la fine del mondo. E vabbè, se non fosse che Jacqueline Hill con Morphe è uscita con un pennello che è identico. Sono, questo è solo più aperto perché lo uso di più, perché costa meno e mi dispiace meno che si rovini. Io vi garantisco che sono la stessa cosa. Ora, se devo essere noiosa, quello di Tom Ford è più setoso. Sì, ma costa anche un centino. Questo non arriva a 20. E entrambi hanno una setola naturale, entrambi hanno questo effetto un po' tulipano, che dà proprio questo effetto super diffuso al bronzer, che adoro. Perciò, Jacqueline Hill JH02 versus 05 Tom Ford. Vi ho già detto la mia. Poi, questo è eclatante, cioè eclatante. Chi di voi non conosce la famosissima Veil Translucent Setting Powder di Hourglass? Peraltro cipria stupenda se avete ad esempio la pelle secca e non amate le ciprie, lei è 10 lode. Tra l'altro ha un case anche molto elegante, perché la cipria dal simbolo, dalle lettere, si deposita in giusta quantità qui e voi la prendete col pennello. Bene. La nuova cipria Glow Illusion di Catrice sul viso è praticamente identica. Stessa traslucenza sottile con questa satinatura non opaca. Ve lo dimostro. Allora, la Glow Illusion di Catrice mi fa letteralmente impazzire. Per me è una cipria che potrebbe costare 10 volte il suo prezzo, perché una volta stesa è traslucida, non la vedrete mai. Comunque con questo velo leggermente luminoso che dà un viso sano, un aspetto molto sano alla pelle. E questa è Hourglass. Se io le tocco sono setose allo stesso modo, micronizzate allo stesso modo e go for Catrice. Questa è l'idea. Come ho scoperto un altro dupe di una cipria tra le mie preferite, invece compatte, perché non come tipo di pan, ma come tipo di risultato sul viso. E sto parlando della mia adoratissima By Terry Dual Powder in Rosy Gleam. Sapete che io l'adoro, cipria stupenda, una volta miscelate le due estremità avete questo effetto, aspetta che bagnate la mano, rosato molto chiaro, leggermente luminoso, stupenda, punto a capo. Ma Essence ha creato la All About Silky Matte Fixing Compact Powder nel colore 10 Translucent Rose. Il trito non è così sottile, non è così burroso, ma
Questo è By Terry e questo è Essence. Quello di By Terry è leggermente più luce riflettente, quello di Essence è leggermente più satinato, ma perché ve li swatcho di peso sulla mano, se li metto sul viso. Ovvio, non sto dicendo che la cipria di Essence abbia le stesse performance di quella di By Terry, no. Però, ad esempio, se non sapete se potete amare una cipria rosata, leggermente satinata e non matte, volete provare questo tipo di punto colore, vi consiglio di partire perlomeno da Essence. Poi, abbiamo tante robe da vedere. Fix Plus, chi non conosce il Fix Plus? Tutte noi lo adoriamo, è anche idratante, ma qual è la funzione per cui viene scelto il 90% delle volte? Perché ha la capacità di intensificare i pigmenti, quindi bagnando il pennello noi abbiamo un ombretto che ha un payoff e una riflettenza maggiore, bagnando il pennello da highlighter e mettendo l'highlighter abbiamo questo effetto di maggior riflettenza e via così. Bene. Obsession Makeup è uscito con il Pigment Boost Fix. Questo è un intensify. Questo qua l'obiettivo è intensify the pigment of eyeshadow and highlighter. Si può utilizzare anche come generale setting spray. È quello che ho utilizzato io oggi e vi posso garantire che fa la stessa identica cosa. Se parliamo di idratazione vi dico di no, continuo a preferire il Fix Plus, ma se parliamo di dare questo effetto maggiore alla riflettenza e all'aspetto metallico di ombretti e highlighter. Poi, questa è un'altra bomba. Dunque, chi di voi non ha sognato almeno una volta di provare i famosissimi prodotti di Milk Makeup, famoso per fare tra il resto tutto il swan per il viso in stick, tra cui idratante, viso e contornocchi, sieri in stick, maschera in stick, bla bla bla. E quando li abbiamo visti tutti noi abbiamo detto, oh mio Dio, la rivoluzione, nessuno faceva queste cose, mai viste, wow! Corf ha fatto l'Hydra Radiance Stick Viso Idratante Effetto Radiance, che fa la stessa identica cosa, ad esempio, del, come si chiama, Watermelon Brightening Serum. Hanno una texture molto simile, è sempre uno stick, è solo più grosso perché quelle sono mini size, ed ha questo effetto molto fresco all'applicazione, molto sottile, che danno gli stick di Milk. Quindi se invece che spendere l'ira del signore di Dogana eccetera per farlo arrivare dall'America, perché purtroppo Cult Beauty ha preso Similk ma tiene l'esclusiva in distribuzione solo in UK, buttatevi su Corf, lo trovate in farmacia. E sempre attratti anche dalle grandi beauty guru internazionali, ora vanno molto di moda i setting spray bifasici a base d'olio, che contengono olio in sospensione bifase o semplicemente olio in formula. Uno dei più chiacchierati ultimamente è sicuramente il Farsali Rose Gold Skin Mist. Questo ha una grandissima percentuale d'olio all'interno, tant'è vero che io se lo uso sul trucco ho scoperto di lucidarmi come un maiale, lo posso usare solo per preparare la pelle e se ho sopra dei fondi matte. È uscita poi anche l'H2 Glow Face Mist di Linda Alberg, marchio che mi piace moltissimo, magari per un po' vi faccio un video tutto su Linda Alberg e sul suo marchio cosmetico. Questo invece è bifase, quindi voi lo shakerate e avete questa azione acqua in olio, effetto glow, molto bene. Sono prodotti molto costosi e neanche facilmente reperibili, se non fosse che Pixi fa la stessa cosa alla metà del prezzo, o comunque se non alla metà del prezzo costa meno ed è maggiormente reperibile. Questa è la Glow Mist, quindi stesso concept di acqua in olio, quindi un setting spray e mist bifasica effetto glow, non hanno inventato niente di nuovo, è semplicemente in tendenza adesso, mentre questo c'è da molto prima, e questa addirittura contiene propoli e olio di argan in sospensione, lo agitate perché è bifasico e poi spruzzate. Poi andiamo avanti. Allora, chi di voi non ha mai sognato almeno una volta di possedere le fighissime Cover FX, le drop metalliche? Tutte le beauty guru americane, canadesi, inglesi ne parlano. Questo ad esempio è Moonlight, che è il classico champagne del punto colore più venduto. Questa è una mini size. Allora, cosa hanno di bello? Sono drop che potete miscelare al fondo o usare proprio come un vero e proprio illuminante, con questa altissima presenza di perla che dà questo effetto specchio rimanendo liquido, no? Costano tipo 35 euro, qualcosa del genere.
Ma noi abbiamo l'Hello Halo Mega Glow di Wet n Wild. Cambia tech ma fa la stessa identica cosa, con una texture che è rasenta tra il molto simile e l'uguale. Ok, questa ha la spugnetta invece, che io non uso mai perché la applico prima sulla mano. Questo è il colore Gilded Glow. E ora vi faccio vedere. Anzi, forse è più riflettente quello di Wet n Wild. Questo poi, sempre di Wet n Wild, stessa linea, è Halo Goodbye, che è un po' più rosato. Ve lo metto di fianco. Cioè, sì? Anche per capire se amate texture in crema, se utilizzate illuminanti liquidi, eccetera. Cioè, ragazzi, questi costano 4 euro, quello 40. Okay. Poi, altro prodotto, secondo me, molto, molto, che ha duppato, non tanto una palette, perché ve la mostro ad esempio, ma un concept di prodotto, sono i famosissimi ombretti super foiled. Ormai tutti noi cerchiamo queste texture metallico a foglia grossa, magari pressate in acqua, che abbiano questo aspetto metallico. Ad esempio c'è l'ultra foil di Jouer, che è una bomba a mano, no? Parliamo di ombretti con una percentuale di perla estrema, che sembrano quasi bagnati, no? Cioè, guardate qua. Palette spettacolare, non sto dicendo che non sia bella, ma mettiamo che non sappiamo se ci piace usare queste texture quasi cremose, perché poi gli ultra foiled sono spesso pressati in acqua, e non sappiamo se ci piaccia l'effetto metallico estremo. Bene. Revolution ha fatto la Foil Frenzy. Io quando l'ho sbocciata la prima volta sono rimasta scioccata. Vi faccio vedere qualche colore a caso. Ve li metto di fianco. Ve li ho sbocciati veramente male, ma spero che rendano lo stesso. Cioè, mi sono spiegata? Non rende questo swatch, facciamoli meglio. Perché mi dispiace, poi non rendo giustizia alla povera Revolution, che ha lavorato proprio impegnandosi su questo concetto. Oh là, così si vedono bene. Uno, oh là, due, oh là, tre, quattro. Questo è quello che fa anche Revolution. Per quanto? 10 euro? O secondo me neanche ci arriva 10 euro. Quindi sicuramente divertitevi e provate la formula prima di Revolution, prima di andare a spendere 40-50 euro in marchi più famosi, ma non per forza migliori a livello di performance. Poi, ho lavorato un sacco, lo so. Allora, un prodotto molto famoso di IT Cosmetics, e questo è anche l'ultimo dupe che vi propongo oggi, è sicuramente il Confidence in Your Glow, questi trio che fanno. Io vi mostro questo, ma li fa anche Kevin Aucoin, stesso identico concetto. Questo è il colore Natural Glow. E qual è il concetto? Questi case divisi in tre, che hanno bronzer, blush e illuminanti, anche se poi non è così semplice usare realmente tre prodotti, ma hanno il concetto del degradé. Bene, allora, costa un po' meno, ma non molto meno, ma è sicuramente più reperibile. Li ha fatti Pixie, si chiamano Pixie Glow Cake e hanno lo stesso identico concetto di questo è di quello di Kevin Aucoin, con la differenza che IT Cosmetics il bronzer e il blush li fa matte, mentre Kevin Aucoin fa esattamente come Pixie e fa tutto nella stessa tipo di texture. Questa di Pixie è il Gilded Bear Glow e avete sempre lo stesso concept, bronzer, blush e illuminante. Io solitamente pesco al centro, però voglio dire, questo lo troviamo da Sephora o da Look Fantastic, è semplice, costa certamente meno di IT Cosmetics e soprattutto di Kevin Aucoin. Bene, vi ho fatto vedere tutto, mi sembra di sì. Sì, io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto, ci ho lavorato veramente tantissimo e mi raccomando, quando scovate dei dupe voi aiutatemi in modo che io vi preparo questo video il più spesso possibile. Sulle labbra, se vi interessa, indosso uno dei nuovi rossetti di Dior degli Stellar Shine, poi vi scrivo il numero nell'info box.
E oggi ho riprovato un fondo che non usavo da un po' e mi fa orrore, perciò non lo userò mai più. O meglio, non fa orrore il fondo, fa orrore sulla mia pelle. E sto parlando del Glow di Yves Saint Laurent, che purtroppo su di me non va bene. Bene, vi mando un bacione grandissimo, a presto!